Ciao ragazzi, bentornati in lab. Oggi videozzo da paura. Ci spariamo alla realizzazione di questo tavolo da pranzo in larice massello. Sono partito dalle assi da 4 metri, tagliate la seganastro, pialla. Special guest di oggi Stefano, il mio maestro di falegnameria, che mi ha dato una mano. Pronti? Vamonos! Diciotto allora. Buono master, cosa dici? Andiamo a filo spessore? Andiamo a filo, cominciamo a piallare. Passiamo a spessore. Andiamo su a 45. Già il secondo sacco che riempiamo. Buono, dopo la parte manuale che non è proprio stagione per farla, facciamo le giunzioni. Abbiamo pensato di usare Domino XL con questi qua bestioni perché sotto le gambe saranno separate, quindi in questo modo ci dà più struttura, evitiamo di fare un telaio sotto, esatto. E ci affidiamo a questi più la colla. Quello ricco d'estate è sempre un problema. Ok.
Buona, carteggiato fino alla 2,40. Ora mi sparo la finitura della faccia, questa che è quella superiore, poi giro e faccio quella sotto. Per la finitura utilizzo questo prodotto qui, è un olio duro, ecologico. Buono raga, ho capovolto il tavolo, ho iniziato a fissargli le gambe, poi le toglierò e finisco anche la finitura sotto, darò tre mani in tutto sia sopra che sotto. Ho fissato questi due listoni per evitare comunque che il piano si imbarchi, per aiutare a tenerlo lì e soprattutto anche per darmi un riferimento per dove fissare le gambe. Come vedete ho già iniziato, sono delle gambe in ferro, leggermente scampanate. Per decidere la posizione delle gambe mi sono fatto un telaio provvisorio, questo qua, e su Instagram mi ho fatto vedere anche le fasi di lavorazione proprio del telaio, possiamo vederle qui. Allora, prove tecniche di montaggio, queste sono le gambe in ferro già inclinate di loro, e gli ho montato un telaio tanto per vedere le misure, così non mi sembra male. Perché comunque capire bene dove fissarle, con che angolazione, non sarebbe stato semplicissimo senza questa strategia. E niente, ora vi faccio vedere il fissaggio delle ultime. Sto utilizzando delle bussole filettate e poi dei dadi M8 che fissano la gamba. Allora raga, io sono super soddisfatto della realizzazione. Tutte le volte che si fa un progetto così grosso, un pezzo di cuore se ne va quando il lavoro viene dato a chi ha commissionato la cosa. In questo caso si tratta di un paio di amici, una coppia, e quindi avrò la possibilità di rivederlo fortunatamente. Spero vi sia piaciuto il video. Se ci fossero dei dubbi sulle lavorazioni, qualcosa, qualsiasi cosa, ci sentiamo qua sotto nei commenti. Per me è stato divertente realizzarlo, anche se devo dire, fare il video quando si fa una creazione come questa, cioè fare sia il video che la lavorazione, non è semplice far combinare le due cose. Devo dire che questa volta però mi ha aiutato Stefano, il mio maestro, Stefano Brescianini, e quindi devo super ringraziarlo per avermi un po' sgravato da questa parte di combinare sia il video che la lavorazione. Oltre a questo, qua sotto in descrizione trovi diversi link che completano il contenuto di oggi, e soprattutto quello che ti indico è quello del canale Telegram, che è il posto dove condividiamo le offerte nel mondo fai da te e falegnameria per portarsi a casa gli oggetti, le attrezzature ad un prezzo vantaggioso. Per oggi è tutto, noi ci vediamo nel prossimo video. Coltivo i tuoi sogni e hasta luego! Vuoi le cuffie tu? Come hai detto? Sento!